Ciao, ciao a tutte. Allora, questo qua è il primo video di una serie di sequenze per usare nei lavori di girocolli o collane a chiacchierino. E appunto ho scelto di fare una serie di video in cui farvi vedere alcune varianti per fare inserire le perline, insomma, per decorare la sequenza. Ovviamente qua vedete la sequenza che, nonostante ha i numeri dei nodi sempre uguali, gira un po' per i fatti suoi perché non è regolare, essendo che le lavorazioni che ho fatto sono diverse. Ma dal momento che ne scegliete una, naturalmente la sequenza gira in modo più regolare. Quindi adesso vi lascio il tutorial e ditemi se vi piace l'idea e commentate sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, la sequenza si inizia con il montaggio di 12 nodi pippiolino. 4 nodi pippiolino d'aggancio, poi chiudiamo a cerchio, naturalmente vi faccio vedere i passaggi interi perché così può servire anche per le principianti. Quindi chiudete a cerchio, così, e abbiamo il primo cerchiolino. Questo cerchiolino, cioè quelli successivi, saranno invece di 4 nodi aggancio, 8 nodi pippiolino d'aggancio, 4 nodi. Il primo l'abbiamo lasciato senza il pippiolino d'aggancio perché naturalmente non serve. Qua poi potremmo andare a inserire un anellino per appunto agganciare i vari elementi per chiudere la collana. Allora, a questo punto facciamo un nodino girando il lavoro così, incrociamo i due fili perché dobbiamo ritrovarci con il cerchiolino a testa in giù per fare l'archetto che faccia la curva verso destra. Quindi a questo punto, fatto il nodino, mettete l'ago così e montate sul lago 5 nodi. Montati 5 nodi, tiriamo fuori il lavoro ed è un semplicissimo arco. Quindi tirate tutto il filo del lago tranquillamente, così, e abbiamo questo risultato. Ora giriamo il lavoro facendo il nodo, perché dobbiamo sempre ritrovarci con il filo del gomitolo sulla sinistra per andare ad agganciare il secondo cerchietto. Ok, questa qua è una sequenza molto semplice. Quindi posizionate l'ago così e andate a fare 4 nodi. Realizzati i 4 nodi, agganciate al pippiolino
la lavorazione. Proseguite montando sul lago 8 nodi, pippiolino 4 nodi. Ok, adesso chiudiamo a cerchio il secondo cerchiolino. Così. Ok, abbiamo ottenuto questo risultato. Adesso girate di nuovo facendo il nodino perché andiamo a fare il secondo arco. Quindi dobbiamo ritrovarci con il cerchiolino a testa in giù. E realizzate 5 nodi. Adesso tirate fuori il lavoro facendo attenzione qua mi si è creato un nodo che possibilmente vado ok. Così. Quindi abbiamo il secondo arco. Adesso fate il nodo incrociando i due fili, quello del lago e quello del gomitolo. Così. E ripartite facendo 4 nodi, ve lo faccio vedere ancora una volta per sicurezza. Ok, fatti i 4 nodi, andiamo a agganciare dove vuole e proseguite e montate di nuovo 8 nodi pippiolino 4 nodi. Ok, adesso tiriamo fuori e lasciamo l'asolina per fare il cerchio. Questo qui è un filo proprio che si vuole annodare. Ma ok. E siamo al terzo cerchiolino. Quindi ripetete, quindi girate così, fate il nodino
in modo da trovarvi con i cerchi a testa in giù per fare l'archetto. Posizionate l'ago così e fate i 5 nodi. Adesso questa qua è una versione molto semplice, ma potremmo impreziosirla inserendo delle perline qua negli agganci. Quindi io continuo questa sequenza per farvi vedere. Naturalmente voi dovrete farlo dal primo pippiolino e dovrete fare un pippiolino in cui ci sia una perlina che decidete voi, quindi insomma non troppo piccola ma nemmeno troppo grande, perché sennò diciamo il lavoro proprio a chiacchierino non si nota. Io preferisco usare in questi casi perline di conteria. Quindi le perline non devono essere inserite prima sul gomitolo, ma si inseriscono durante la lavorazione. Quindi io adesso vado a fare l'archetto, poi preparo il cerchio e facendo questo pippiolino, appunto, faccio più marcato per la perlina. Quindi non faccio niente di diverso che allungare di pochissimo il pippiolino. Quindi appena ho realizzato anche il cerchio, vi faccio vedere l'inserimento della perlina. Ok, allora io ho fatto il quarto cerchietto e vedete che il pippiolino è molto più lungo. E poi ho fatto di nuovo l'archetto e ho montato 4 nodi sul lago. A questo punto prendete la forcina, forcina, questa qua, la inserite nel pippiolino. Prendete la vostra perlina e la inserite io. Non vedo perché sono lontana e quindi ok, andata. La inserite così, vedete? Poi prendete l'uncinetto e fate un aggancio normalissimo. Proprio prendete senza levare la forcina, almeno fino a quando non avete agganciato. Quindi agganciamo e tiriamo. E a questo punto potete togliere e proseguite con i vostri 8 nodi pippiolino 4 nodi. Ok, io ho chiuso il cerchio e adesso andate di nuovo a realizzare il vostro archetto con 5 nodi. E poi vi faccio rivedere ancora una volta l'inserimento della perlina. Ok, io ho fatto l'archetto e ho già messo su 4 nodi. A questo punto prendete di nuovo la forcina e la inserite sul pippiolino. Poi prendete la perlina,
la infilate sul pippiolino, prendete l'uncinetto e fate il vostro aggancio normalissimo. Così. Adesso togliete la forcina e proseguite con 8 nodi pippiolino, naturalmente per la perlina, 4 nodi e chiudete a cerchio. Allora, io ho anche inserito la terza perlina, quindi adesso vi faccio vedere un altro, diciamo, modo per arricchire la vostra sequenza. E però dovrete, se vorrete fare in questa maniera, inserire le perline prima di iniziare la lavorazione nel gomitolo. Quindi io ho inserito le perline, adesso ho fatto 4 nodi, ho agganciato, vabbè, qua c'era la nostra perlina e quindi ho agganciato con quella. Poi ho fatto 8 nodi e nel pippiolino di aggancio vado a inserire 2 perline e faccio 4 nodi. 1, 2, 3, 4. Poi chiudete a cerchio, quindi per il momento le 2 perline stanno lì così. Chiudete a cerchio, rifate il vostro archetto di 5 nodi e poi preparate di nuovo sul lago 4 nodi e ci rivediamo per fare l'aggancio di un altro cerchiolino dove ci sono le 2 perline. Allora, io ho fatto e sono arrivata ai 4 nodi, quindi ora prendo l'uncinetto e vado a fare l'aggancio fra le 2 perline in modo che le perline si vanno a posizionare dritte. Adesso vi faccio vedere come si sono posizionate. Così. Poi proseguite con 8 nodi, reinserite 2 perline e finite il cerchio con 4 nodi e vi faccio vedere ancora una volta poi come si fa. Quindi dopo il cerchiolino vi fate il vostro archetto di 5 nodi e ci rivediamo per fare il secondo aggancio. Allora, seconda volta di aggancio con le 2 perline, quindi fra le 2 perline vi agganciate. E continuate con finendo il cerchio e lo finisco anche io e faccio un altro, no, non lo faccio. Finisco il cerchio e invece vi faccio vedere al posto di decorare tra un cerchio e l'altro che cosa potreste fare anche di differente. Così avete un po' di opzioni per poter realizzare questa semplice sequenza che, come vedete, inizia a girare. E man mano, cioè voi potete andare avanti per metri e metri, lei continua a girare, quindi è utile per dei girocolli e poi magari appenderci, non appenderci, scusate, agganciarci anche dei modulini
dei fiorellini o qualcosa che faccia motivo, e il risultato sarà sicuramente qualcosa che sembra molto articolato, mentre in verità sono modulini più una cosa semplicissima. Comunque io finisco un attimo il cerchiolino e vi faccio vedere. Quindi ho finito il cerchiolino e ho fatto soltanto un pippiolino di aggancio. A questo punto, per fare l'archetto e dargli un po' di motivo, se non volete fare la decorazione fra un anello e l'altro, fra un cerchio e l'altro, che come vedete abbiamo fatto vari passaggi, potete decorare l'archetto e quindi procedete facendo un nodo. Naturalmente dovrete assicurarvi prima che il filato sia sottile abbastanza e soprattutto l'ago e la cruna che siano sottili abbastanza da poter inserire le perline e che escano appunto dal lago. Quindi inserite una perlina sul lago, poi fate un altro nodo, poi inserite la perlina sul lago, un altro nodo e siamo a tre nodi. Inserite la perlina, un altro nodo e siamo a 4. Inserite la perlina e l'ultimo nodo e siamo a 5. Quindi vi troverete sul lago questa sequenza: un nodo, una perlina, un nodo, una perlina, un nodo, una perlina, un nodo, una perlina e finirete con il nodo. Quindi a questo punto e tiriamo fuori il lavoro. Abbiamo appunto il nostro arco fatto con 4 perline così. E a questo punto vi girate di nuovo con un nodo per andare a fare un altro cerchiolino e se volete anche, diciamo, come si dice, decorare il cerchiolino, ma non, come dicevo prima, in mezzo fra un cerchio e l'altro, potete fare 4 nodi e vi agganciate normalmente. Poi, scusate, allora fate 4 nodi e vi agganciate normalmente. Poi, al posto di fare 8 nodi, dividiamo questo pezzettino di cerchio in due, quindi faremo 4 nodi e naturalmente, per inserire una perlina al centro di questo cerchio, avremmo dovuto inserire appunto le perline sul gomitolo. Quindi 4 nodi, vi agganciate, 4 nodi, tirate su la perlina dal gomitolo. Adesso io vado a fare fino alla perlina e poi vi faccio vedere. Quindi vedete, 4 nodi, ho agganciato 4 nodi, ho tirato su la perlina dal gomitolo, vado a finire il mio cerchio e chiudete normalmente. Quindi procedete adesso con 4 nodi, pippiolino d'aggancio, 4 nodi. Ok, quindi si otterrà una decorazione di questo genere. Vedete? Allora, come potete notare, le perline dell'arco sono all'interno della lavorazione, cioè vanno proprio all'interno, mentre se le volete all'esterno, non farete altro che
metterle nei pippiolini. Quindi farete un nodo e tirate giù la perlina dal gomitolo, poi un nodo e tirate giù la perlina dal gomitolo, un nodo e tirate giù, un nodo e tirate giù fino a 5 nodi. Quindi la lavorazione è totalmente diversa, viene. Adesso io la vado a fare, perché tanto non è che vi devo fare vedere, insomma, per mettere la perlina sul pippiolino, basta che la inserite già sul gomitolo prima di cominciare il lavoro, dovete decidere prima, quindi adesso qua poi oltretutto vedete che la lavorazione è irregolare, perché cambiando sempre lavorazione lei non riesce a girare regolarmente, ma naturalmente quando decidete cosa fare, che filo usare e che ago usare, la lavorazione viene perfettamente regolare. Quindi vado a fare l'archetto, facciamolo insieme, tanto ci siamo, ma io cambio idea ogni 2 secondi, sapete come sono, e quindi lo facciamo insieme. Allora, devo fare il nodino per essere girata. Oh, sto filo, così. Poi, un attimo che mi avvicino. Quindi, fate un nodo, poi tirate giù la perlina. Un attimo che la sto andando a recuperare. Recupero perlina, arrivata. Un altro nodo, recupero perlina. Adesso io sto usando delle perline di conteria irregolari, quindi viene tutto molto, che poi non è malaccio, però ovviamente le perline regolari, tipo le Rockail o le Delica 110, fanno tutto un altro effetto. Quindi siamo a 4 nodi, ancora una perlina per fare il quinto nodo. Ce la sto facendo. Ok, ultimo nodo. E potete tirare fuori il lavoro. Adesso speriamo che non si annoda il filo, perché se no lo sbatto via. Vado piano piano piano. Oh, cerco di. Ok, ci siamo. E viene appunto l'archetto. Che come vedete, adesso ve lo faccio vedere dall'altra, è diverso. È diverso perché qua le perline rimangono più all'interno e qua rimangono più esterne dell'arco. Quindi, allora, praticamente per questa sequenza le lavorazioni che potete fare sono queste. Potete anche decidere di non fare nessuna decorazione e fare poi degli agganci con modulini più articolati e quindi con perline e lasciare appunto la sequenza del girocollo semplice. Potete fare tutto quello che volete. Io vi ho dato un po' di opzioni. Ah, tra l'altro, ne ho dimenticata una. Qua dove c'è una perlina, al posto di una ne potete inserire tre per fare il picot con le perline.
Quindi, allora, io vado a fare il cerchiolino con le 3 perline e ve lo faccio vedere. Invece di metterne una sul pippiolino e di farne scendere una dal gomitolo, ne farete scendere 3. Ok, allora io ho messo le 3 perline, come vedete, e ho fatto l'esempio di come dovete fare l'ultimo cerchiolino della sequenza. Quindi nel primo, se vi ricordate, non abbiamo fatto il pippiolino qua perché non serviva, e anche nell'ultimo, cioè io sto facendo finta che la mia sequenza è finita, il girocollo è finito e bla bla bla, e questo è l'ultimo cerchiolino. Quindi sarà il cerchiolino da 4 aggancio. Fate quello che volete nel cerchio. Io adesso ho messo appunto le 3 perline e ci saranno 8 nodi. Vedete? Così. 8 nodi. Quindi vi fate poi i vostri nodi di chiusura del lavoro, eccetera, eccetera. E questo è tutto quello che volevo dirvi. Quindi io spero che questo tutorial vi sia utile e vi sia piaciuto. Commentate sotto se vi serve altro. Questo è diciamo, un primo video di questa serie, perché vi farò vedere svariati modelli di sequenze da poter usare per i girocolli. E quindi vi farò vedere tutte le maniere per poter decorare appunto le sequenze, sia sequenze di girocolli sia sequenze dritte per bracciali o collarini. Quindi vi saluto, continuate a seguirmi sul mio canale, iscrivetevi e vi aspetto al prossimo video. Ciao!